Il Comune di Bagheria riceverà dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana un finanziamento di 45.000 euro per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stato pubblicato il decreto del 13 settembre scorso che approva la graduatoria provvisoria per la concessione dei contributi a favore dei comuni, dei consorzi e delle città metropolitane e dei comuni della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023. I contributi, fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, comprendono anche i compensi spettanti ai professionisti incaricati, ovvero le indennità spettanti ai componenti degli uffici comunali. Dopo il violento temporale di sabato scorso, un tombino è saltato e il manto stradale in corso Baldassere Scaduto, che collega Bagheria con Aspra, si è danneggiato. Allagato pure il sottopasso di Viale Bagnera. Sui luoghi critici sono intervenuti i vigili urbani e il personale della reperibilità comunale, che hanno transennato il tratto di strada di Corso Baldassere Scaduto, mentre il personale di AMBA ha ripulito la zona dai detriti. Il presidente della terza commissione consiliare, che si occupa anche dei lavori pubblici, Gino Di Stefano, ha effettuato un sopralluogo ed ha segnalato il problema all'amministrazione comunale, al Genio Civile e ai Vigili del Fuoco. La strada Perriera, dove sono in corso i lavori del vallone, è chiusa al traffico veicolare. Lo prevedono ordinanze emesse dal sindaco Giovanni Di Giacinto. Gli operai della ditta che sta eseguendo i lavori sono impegnati nello scavo nelle vicinanze del ponte delle ferrovie e pertanto si è resa necessaria la chiusura dell'arteria. I disagi per gli automobilisti dovrebbero continuare ancora per diversi mesi prima della riapertura della strada che sabato scorso, dopo il violento temporale, si è allagata. E intanto il gruppo consiliare Cambiamo Casteldaccia chiede sicurezza per il canalone e denuncia che la strada viene comunque ancora transitata dai autoveicoli. Il cantiere è un luogo di lavoro, aggiungono i componenti del gruppo, e come tale è pieno di pericole e insidie per l'incolumità pubblica. La piccola bagherese Carlotta Ventimiglia, protagonista della fiction di Rai 1 La Stoccata Vincente con Flavio Insinna, andata in onda su Rai 1 ieri sera. Carlotta ha soltanto 9 anni e nessuna esperienza pregressa, ma ha conquistato il cuore del regista romano Nicola Campiotti per il film prodotto da Rai Fiction in collaborazione con Anele, dal titolo La Stoccata Vincente, che narra la vita del campione mondiale di scherma siciliano Paolo Pizzo. Carlotta, che frequenta la classe quinta elementare dell'Istituto Giuseppe Bagnera di Bagheria, è una ragazzina poliedrica. È appassionata di ginnastica ritmica, segue un corso di inglese, frequenta la casa teatro della regista Rosa Maria Spena e si diletta anche a disegnare. Carlotta, ieri sera abbiamo visto questa bella fiction. Intanto ci devi raccontare com'è andata. Benissimo, nel set mi sono sentita a casa ed è stato veramente emozionante. Ecco, ci puoi dire qualcosa di particolare, magari durante le riprese, cosa ti diceva Flavio Insinna, il regista soprattutto? Sì, allora mi dicevano che ero molto brava a fare queste, a recitare e mi sono sentita bene. È grande cosa vorrei fare. Da grande vorrei fare l'attrice. Allora, tanto merito naturalmente di questa fiction e anche della tua carriera e per i tuoi genitori. E allora, Stefania, tu quando addirittura Carlotta era piccola, all'età di 6 mesi, l'hai iscritta in un sito di moda e di spettacolo. Sì, Quindi ci credevi già a 6 mesi sulle qualità sì, di diciamo Carlotta. che con mio marito abbiamo pensato insomma di lasciargli una porta aperta, magari da grande avrebbe voluto fare insomma spettacolo, cinema, quindi abbiamo pensato di iscriverla e poi insomma quello che veniva non sapevamo insomma, però dopo qualche anno insomma abbiamo avuto ragione, quindi ci stiamo godendo questa esperienza, la stiamo prendendo come un gioco. Insomma, per creare un diversivo dalla quotidianità e ci stiamo godendo appieno questo momento. Ecco, per un genitore è una grande soddisfazione questa. Un orgoglio, una grande soddisfazione, una grande emozione. Chi l'avrebbe mai detto che nostra figlia sarebbe andata in onda su Rai 1 in prima serata? Una cosa che noi non immaginavamo, però, come si dice in questi casi? Mai mettere limiti alla provvidenza? Un nuovo centenario a Bagheria, si tratta di Domenico Monreale, meglio conosciuto come Uzumi Middu, che sabato scorso ha spento 100 candeline. Domenico Monreale, quando era giovane, faceva il carrettiere e trasportava giornalmente le derrate alimentari dai produttori di Bagheria ai commercianti di Caltavuture e Valle d'Olmo, nelle Madonie,
facendo oltre un centinaio di chilometri al giorno. È il secondo di sei fratelli, tra cui due femmine. Ancora oggi è lucidissimo e autonomo ed è anche un cuoco sopraffino, tanto che si prepara da solo il pranzo. È stato festeggiato dai figli Pino, Rosario, Giampiero, da Leonore, Maria Cristina, Mariella e Rosa, dai sei nipoti Cati, Emanuele, Sofia, Domenico, Daniele e Marco e dal piccolo pronipote Giulio. Inoltre erano presenti anche tantissimi amici e vicini di casa. L'assessore comunale Giusichiello gli ha consegnato a nome dell'amministrazione comunale una pergamena a ricordo. Hai fatto sempre cose buone, non hai fatto mai male. E mi sono buono perché hai fatto sempre bene. Qual è il segreto di questi 100 anni? Qual è il segreto? Com'è che uno arriva a 100 anni? Il segreto qual è? Lavorare sempre per te. Fare questo solo e di là quello sto occupando fanno. E a chi volete ringraziare dei 100 anni? L'atleta casteldaccese Antonino Bossolo vince il titolo di campione del mondo di para-taekwondo a Veracruz, in Messico, ed è il primo italiano ad aver raggiunto questo successo. Bossolo, tesserato per la Gymnasium Club Taekwondo dei fratelli Dodolce, nella finale della categoria meno 63 kg, ha battuto il numero uno del ranking mondiale, il turco Momod Bozteke. Oltre al prestigioso titolo, Bossolo ha conquistato 140 punti preziosi per la qualificazione paralimpica ai Giochi di Parigi del 2024, avvicinandosi al suo sogno di rappresentare l'Italia sul palcoscenico olimpico. L'incontro è durato appena 5 minuti contro l'atleta di nazionalità turca e si è concluso con un pareggio, quindi sono andati al Golden Point, dove vince chi fa il primo punto. L'appendice dell'incontro è finita 0-0, ma l'arbitro ha annunciato la vittoria di Bossolo per il maggior numero di calci sferrati all'avversario.